Nel recupero della seconda giornata del campionato di Serie D, girone F a causa dell'infortunio del direttore di gara Fantozzi di Civitavecchia, nel campo neutro del Mariani Pavone di Pineto, il Castelnuovo vince in rimonta per 2-1 contro l'Alma Juventus Fano e si porta al secondo posto solitario in classifica con 7 punti. Dopo il calcio d'inizio corrispondente al 13° minuto, Corticchia impegna subito l'estremo ospite. Qualche minuto dopo è Degidio a provarci dal limite, senza fortuna. Al 28 si rompono gli equilibri. Esposito serve Antezza, il numero 9 estrae il classico coniglio dal cilindro, siglando un vero e proprio Eurogol che batte Grace e porta in vantaggio i marchigiani. Gli ospiti prendono campo e coraggio. Gualtieri sguscia in aria, conclusione chirurgica che termina di un soffio in corner. Sempre l'Alma è sulle ali dell'entusiasmo, vuole il raddoppio. Erroraccio di Casimirri, Esposito si invola in un'azione autarchica e arriva davanti a Grace. Fondamentale Orlando a salvare sulla linea un gol già fatto. Nella ripresa i neroverdi vogliono subito impattare il match. Emili cross a Degidio, si avvita ma Zavestas in volo plastico fa sua la sfera. La gara è contratta ed equilibrata con nessuna delle due compagini che riesce a trovare il pertugio vincente. Gli sforzi dei ragazzi di Mister Di Fabio però vengono premiati al 69°. Degidio si accentra e, grazie a una deviazione, riesce a trafiggere l'estremo avversario. In due minuti si ribalta la contesa, azione in ripartenza di San Severino che ne entra in area. Dopo un batti e ribatti, Degidio rifinisce per Ripa che non può proprio sbagliare e confeziona il 2-1. Il copione del match cambia drasticamente, Modugno riparte e prende la mira, sfera di un nulla in angolo e doppio vantaggio sfiorato. Da lì in poi non succede più nulla, il Castelnuovo vince in rimonta per 2-1 contro l'Alma Juventus Fano e si porta al secondo posto solitario con 7 punti in classifica. C'è un gruppo di ragazzi fantastici, non è che c'è il problema. La forza di questo gruppo è quello che si sentono tutti importanti. Modugno veniva da una partita di Coppa dove aveva fatto 2 gol e poi non l'avevo più impiegato, capito? Quindi, però vedo che si allena nel modo giusto, capito? Quindi, visto un po' di stanchezza di Petronelli, ho allargato Emili. Ho giocato con 2 punte per dare un po' più di penetrazione in avanti e anche un appoggio più vicino a Ripa. È andata bene, ma non penso per il cambio, è andata bene perché i ragazzi ci hanno creduto sempre fino alla fine e hanno meritato questa vittoria proprio perché l'hanno cercata, l'hanno voluta, l'hanno in tutti i modi azzannata. Quindi sono felicissimo soprattutto per loro. Credo che noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo passati pure un vantaggio con un Eurogol di Antezza, poi abbiamo avuto la possibilità sì, di chiuderla e passare sul 2-0, non ci siamo riusciti. Devo dire che la squadra pure il secondo tempo aveva iniziato pure bene, diciamo che ci sono stati 10 minuti di blackout totale da parte della squadra dove loro sono stati capaci, bravi ad approfittarne. Io penso che più che un calo fisico è stato diciamo un calo nervoso, ecco, quello secondo me è inciso di più. Loro sono stati bravi ad approfittarne in quel momento di stanca nostra e poi la partita abbiamo tentato di riprenderla, abbiamo cercato di cambiare pure modulo ma non ci siamo riusciti anche perché di fronte avevamo un avversario ben organizzato e agguerrito.